Buongiorno Giancarlo, buongiorno a tutti e bentrovati alla rubrica fiscale. Andiamo a vedere le scadenze dalla data odierna fino a fine mese, quindi un pochino diverso rispetto ai mesi precedenti, visto che la seconda metà di dicembre è un pochino meno affollata del solito. E partiamo con la scadenza del 16 dicembre, che slitta automaticamente al 18, visto che il 16 cade di sabato. Entro il 18 dicembre vanno effettuati i versamenti delle ritenute di imposta operate dai sostituti di imposta nel mese precedente, quindi nel mese di novembre, sia per quanto riguarda i redditi da lavoro dipendente che per quanto riguarda i redditi da lavoro autonomo. Stessa scadenza per il versamento di contributi INPS e per il versamento delle addizionali regionali e comunali. Dal 18 dicembre passiamo direttamente alla scadenza del 27 dicembre, data in cui deve essere versato l'acconto IVA per l'anno 2023. Ricordiamo che l'acconto IVA non va pagato dai contribuenti che nell'anno precedente chiudevano la propria posizione IVA a credito. Sempre in data 27 dicembre scade la presentazione degli elenchi Intrastat per gli operatori che nel mese di novembre hanno commerciato con l'estero. Per questo mese quindi è tutto, ci vediamo direttamente all'anno nuovo, buona giornata e grazie per l'attenzione.